Amiche e amici sportivi, un saluto da Daniele Cerato. Prosegue la serata di calcio al Triestina Stadium e ci tuffiamo nella Coppa delle Università con il match tra FC Amalgama e AEK Toyo, valido per la terza giornata del girone A. Diamo subito un'occhiata alle formazioni per l'Amalgama: Andriolo, Coppola, Cucchi, De Brilli, Fecia Ferri, Meroni, Persia e Ruzzini. Per le Capatoio, Filippi, Micheli, Onofri, Passeri, Ranieri, Sparacino, Tavano e Provenzale. E dunque si parte la Capatoio, che però subito propositivo. Prova subito l'1-2, la formazione in maglia verde, parato bene il tentativo di Onofri. E la Capatoio che ancora riparte sulla sinistra. Inizio molto bello da parte dell'Accappatoio, il tiro parato da Coppola, stavolta era Sparacino. Passeri raddoppiato, Provenzale non riesce a tenere qui il tentativo da parte di Ferri. Ferri sulla destra trova il suo compagno di squadra che gira, è la prima occasione per l'Amalgama da parte di Persia. Attenzione all'Accappatoio, orchestra il contropiede, il tiro rimpallato e poi ancora in seconda battuta ci ha provato Sparacino. E allora ancora l'Amalgama che ci prova con il tentativo poi rimpallato da parte del portiere Tavano. Sarà anzi calcio d'angolo, si fa vedere Meroni, para il portiere, poi il tentativo che finisce sul palo. E clamorosa occasione da parte dell'Amalgama. Lungo il pallone di Micheli, viene messo fuori e poi il tentativo che finisce a lato. Provenzale, Passeri salta un uomo, Passeri per Sparacino di destro, deviato il suo tentativo e sarà calcio d'angolo. Passeri con le mani, pallone che Sparacino controlla per un attimo, ma poi non riesce a farlo suo. L'Amalgama prova a ripartire, ma Provenzale è in vantaggio e controlla la sfera. Ribalta completamente l'azione l'Accappatoio con il tiro sulla sinistra, sbuca Onofri, forse non tocca il pallone, comunque ciò che conta è che l'Accappatoio è in vantaggio. Si porta dunque in vantaggio l'Accappatoio con pieno merito per adesso. Provenzale sulla sinistra, sfugge al suo diretto marcatore e infila Coppola. 1-2, fulminio da parte dell'Accappatoio dopo Ranieri, Provenzale, bella la serpentina del numero 4, siamo 2-0 per l'Accappatoio. Punizione per l'Amalgama dalla linea di centrocampo, rimpallata dalla barriera, palla che però ritorna ai ragazzi in maglia gialla, adesso costretto un po' sulle difensive l'Accappatoio. Pallone filtrante, messo fuori da Passeri, si avventa Sparacino, viene spinto Sparacino! Grande gol di Sparacino, ha difeso il pallone regolarmente con una piccola spallata e poi di destro ha beffato sul secondo palo Coppola e quindi siamo 0-3 per l'Accappatoio. Passeri davanti a Luce Ferri, allora prova a servire Sparacino che però non può arrivare sul pallone. E in questo momento l'arbitro fischia la fine del primo tempo, conduce l'Accappatoio per 3-0, veramente una prima frazione convincente da parte dei ragazzi in maglia verde. L'Amalgama dovrà cambiare registro per recuperare una partita fin qui deludente. E dunque tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo, l'Accappatoio conduce per 3-0. Vediamo se la seconda frazione sarà sulla falsa riga della prima, cioè con l'Accappatoio più propositivo, oppure se l'Amalgama riuscirà a cambiare marcia e ci proverà a partire da questo calcio di punizione. Ferri prova col tiro, è potente ma non è preciso. Il tiro rimpallato era il tiro di Andriolo, c'è un fallo conquistato
da parte dell'amalgama, calcio di rigore accordato dall'arbitro Mario Culicchi contro Tavano per il rigore. Culicchi ed è fuori, ha tirato in maniera potente ma troppo angolata Culicchi e quindi sbaglia il rigore l'amalgama. Palla lunga per Sparacino, Sparacino è solo, Sparacino di destro, il gol dello 0-4 ha segnato Sparacino, quarto gol per l'Accappatoio. Filippi, Sparacino molto mobile, è lui a deviare infatti di testa il pallone, c'è la parata iniziale del portiere che poi però non può nulla ed è costretto a capitolare, ha segnato Onofri. Siamo quindi 0-5 sul finale pokerissimo dell'Accappatoio. Veramente brillante l'Accappatoio che è ancora a gamba per tentare un ennesimo tentativo. Sparacino dalla sinistra, si porta la palla sul destro e sul primo palo buca ancora il portiere Coppola. Altro gol, 0-6. L'Accappatoio fa gol e Meroni richiama i suoi compagni di squadra, il punteggio è veramente pesante, 0-6 per l'Accappatoio. Passeri supera la metà campo, Passeri, salta anche un avversario, Passeri prova il tiro alto e su questo tiro di Passeri si chiude il match vinto nettamente dall'Accappatoio, 6-0 il risultato finale, sugli scudi sicuramente Sparacino, ma non solo, l'Accappatoio che conquista la prima vittoria di questa Coppa, per l'amalgama invece prima sconfitta, e grande match per l'Accappatoio.